Ciao, sono Eugenio Allegri, sono un attore. Sono qui a presentare insieme ai miei colleghi Stefania Stefanine e Jacopo Gori, insieme al regista Riccardo Rombi, Officina Galileo. È uno spettacolo molto importante che debutterà il 15 di ottobre prossimo al Teatro Puccini di Firenze. Facciamo fino al 18. Faremo anche delle scolastiche e poi replicheremo, almeno in questa prima parte di stagione, il 24 di ottobre al Teatro di Barberino, dal quale vi stiamo parlando. È il viaggio di Galileo da una Firenze immaginaria verso Roma. Roma era l'approdo per cercare di confermare la propria intuizione scientifica e soprattutto convincere il Papa e la Chiesa che non era la Terra al centro dell'universo ma il Sole, che la Terra girava intorno al Sole. Come si dice nel testo, con una bella frase, una bella battuta, ma cosa cambia? Il giorno e la notte si inseguono ugualmente. Certo, però dire che il cielo può modificare la propria natura e la propria influenza sull'esistenza degli uomini a seconda che il sole sia al centro dell'esistenza piuttosto che sia la terra, significa anche avere una visione del mondo diversa. Affermare che la verità non può essere solo una. E questa è stata tutta la ricerca di Galileo Galilei, che non c'era l'onnipotenza come unica condizione dell'esistenza dell'uomo. Questo mi sembra molto importante oggi nella nostra società, nella nostra civiltà, in un momento in cui gli uomini stanno cercando una nuova identità, soprattutto i giovani. E noi attori che abbiamo questa consapevolezza siamo anche ridotti, vedete, in condizioni pietose a forza del lavoro e dello sforzo che facciamo tutti i giorni per cercare di capire la verità. Vorremmo fare questo appello, cioè attraverso il nostro lavoro comunicare questa esigenza, discutere, imparare a capire che non c'è solo una verità. Ecco, questo è il nostro lavoro, anche se lo faremo ridendo, scherzando, divertendoci molto sul palco, cantando, ballando e facendo ridere il pubblico. Grazie. Non è vero niente quello che ha detto Eugenio Allegri, naturalmente non ci avrete creduto perché è la solita baggianata che dice tutte le volte, ossia fa finta di fare il serio, in realtà ci schiantiamo delle risa in tutto lo spettacolo, quindi non si parlerà altro. Lui dice di essere Galileo, secondo me è il Galloleo casomai, perché in realtà si vuol fare tutte le donne, comprese me, ma io non gliela darò mai. Per fortuna non sono da sola con queste energie, ma ho accanto a me un fedele compagno, più un intellettuale che un compagno fisico, parla anche troppo, questi due parlano molto, ma soprattutto lui, Berto, parla. E smentisco quello che hanno detto sia Eugenio e Stefania, perché hanno detto delle cose che non sono vere. Io sono muto, pertanto mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Presentiamo questo spettacolo, si chiama Officina Galileo, che debutterà al Teatro Puccini il 15 ottobre. È uno spettacolo in cui finalmente si risolve il problema di uno dei nostri ministri della Repubblica, in cui tutti gli artisti devono andare a morire ammazzati. Allora, in Toscana vi aspettiamo o al Teatro Puccini di Firenze o al Teatro Corsini di Barberino di Mugello.